Ciao ragazzi, un saluto da Pietro Spataro. Allora, oggi voglio darvi una bella notizia. Parlerò solo di uno youtuber. Allora, parlerò di una persona speciale. Roberto Palermo è tornato, ragazzi. Finalmente. Sei tornato sul web, caro Roberto Palermo, dopo 3 mesi e mezzo. Sono molto felice che sei tornato. Non vedevo l'ora. Allora, poi ha parlato certo dell'Inter, campione d'Italia, come potete vedere, che dice, Ronaldo, non è quello di una volta, Dybala. Ti dico le cose come stanno, caro Roberto Palermo. Ascolta me. Allora, se sei un vero tifoso juventino, devi tifare solo per la maglia, non si tifa per i singoli. Tutto chiaro questo concetto? Poi, per quanto riguarda la stagione, questa squadra purtroppo non ha né capo né coda e si vedono i risultati. Perdi con la Fiorentina in casa, perdi col Benevento addirittura in casa. Perdi col Milan in casa, questo ci può stare perché se tu sei a pari punti col Milan ci può stare che perdi, ovviamente. Poi, certo, ne ho viste di tutti i colori. E anche tu, caro Roberto Palermo, hai visto qualche partita di tutti i colori perché Pirlo è un non allenatore. E vedo che i giocatori non lo stanno più seguendo a Pirlo. E si vede invece. Allora, quello che ho visto il video di Roberto Palermo, addirittura pure cucito lo scudetto, va e dice: Juventini, non rosicate. E certo, io non rosico perché già che ne sono molto abituato a vincere gli scudetti, qualcos'altro, va. Purtroppo. Dopo 9 anni di dominio in Serie A, la Juventus purtroppo è morta, mi dispiace. Ormai non, questa squadra ormai non dà più sicurezza, mi dispiace dirlo, ma neanche arrivare tra le prime quattro dalla Champions League precipita in Europa League. Cioè, questo sarebbe un danneggiamento dell'immagine, va? Che purtroppo ai veri tifosi juventini non se lo ricorderanno. Mi dispiace dirlo. Caro Roberto Palermo, bentornato a casa. Sono molto contento per te. Vi lascio un video sotto in descrizione che lo vedete. E vi invito anche ad iscrivervi al canale di Roberto Palermo. Ho appena compiuto già 21 anni da un bel pezzo, caro Roberto Palermo. Se non mi hai visto i miei video del mio 21, i miei 2 video del mio 21esimo compleanno. Allora, ti mando un bacio grande, caro Roberto Palermo, bentornato. E ti auguro una buona giornata. E non vedo l'ora di rivederti a guardare i tuoi video. A causa Covid mi dispiace tanto, caro Roberto Palermo, a causa forse della legge. Certo, era nella nave, diceva che era in Africa, tutte queste cose varie qua. Ho seguito tutto il video. Ragazzi, adesso non ho nient'altro da aggiungere. Bentornato tra noi, Roberto Palermo, sono molto contento per te. Io spero che il video di oggi vi sia piaciuto, vi invito a che lasciate subito un like al video, commentate qua sotto, iscrivetevi al mio canale se ancora non vi siete iscritti, se siete appena iscritti cliccate la campanella per ricevere le notifiche su tutti i miei prossimi video che usciranno, seguitemi sia su Facebook e anche su Instagram. Ci vediamo molto presto per i miei prossimi video, nel bene e nel male. Niente ci fa se questa squadra andrà in Europa League, ragazzi. Sempre forza Juve. Solo per la maglia. Ciao, belli.